Un posto al sole, trame al 30 marzo, la confusione di Anita, Elena sconvolta. Ecco cosa succederà nelle puntate della prossima settimana della soap opera di Rai 3. Ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera Un posto al sole, che vede protagonisti gli abitanti dello storico Palazzo Paiadini. Stando alle anticipazioni, Vittorio deciderà di aiutare Anita, che ha scoperto che suo padre è il poliziotto Luca Grimaldi, il figlio di Guido, Germano Bellavia, decide di rivelarle i suoi sentimenti. Elena, invece, deve fare i conti con il carattere pericoloso dell'avvocato Enriquez, rischiando di perdere il suo posto di lavoro. La figlia di Marina, Nina Soldano, è costretta ad accettare i ricatti, per mantenere il ruolo di segretaria. Nico accoglie la fidanza Susanna alla terrazza, ma la convivenza per la ragazza si rivela più difficile del previsto, in quanto è legata ai suoi spazi. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti i protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, Cancelletto Un posto al sole? Cosa succederà nella prossima settimana ai protagonisti dello storico palazzo? La ferrea decisione di Marina per salvare i cantieri Flegrei. Marina vuole dare dei consigli alla nipote Alice e finisce per interferire nel ruolo di Elena, Anita, Ludovica Bizzaglia, decide di iniziare una storia con Vittorio ma si dimostra confusa ed nasconde un secondo fine. Marina vuole risolvere la questione dei cantieri Flegrei e non ha intenzione di cedere ai ricatti di Sandro sulla scissione, decide di licenziare Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, ma deve fare i conti con le mosse dell'avvocato Paiadini e di Veronica Viscardi. Ferri non si arrende e spera di far ragionare Sandro ma capisce di non riuscire nel suo intento. La sua ultima carta si chiama Claudio, l'unica persona capace di aiutare il figlio ad aprire gli occhi. http://mammaoggi.it/wpcontent/uploads/2010/02/valentina_pace1. Ilunga PG. I ricatti dell'avvocato Enriquez contro le sue giovani dipendenti. Elena, Valentina Pace, invece, riesce a risolvere la lite con la figlia Alice e la loro pace culmina nella partecipazione ad un concerto, ma Andrea dimostra il proprio dissenso. Silvia viene aiutata da Arianna ad incastrare l'editore Roberto Roversi, Pino Insegno, quest'ultimo mostra il suo strano carattere con la produttrice Elena. Ma le due donne hanno a proprio vantaggio una registrazione fondamentale per scoprire la verità. Nico, Luca Turco, è preoccupato per Elena Giordano, in quanto ha lavorato nello studio Enriquez e conosce il carattere di superiorità del capo, che ha portato alla sua rottura con Beatrice. La stessa Susanna ha dovuto lasciare il proprio impiego a seguito di alcune minacce a cui ha deciso di non cedere.